La pelle è l'organo che ci delimita e che fa di noi un'unità separata dal resto del mondo. È proprio la pelle, infatti, che svolge un'importante funzione di limite e di perimetro, che consente all'individuo di riconoscersi come essere distinto e delimitato. Essa costituisce un filtro e una difesa contro gli agenti nocivi, ma al tempo stesso è un organo di comunicazione che riceve e trasmette segnali. È l'organo della relazione con il mondo esterno, rappresenta la parte visibile di noi stessi e ci aiuta ad esprimere la nostra individualità. Pensiamo al rossore, al pallore, alla sudorazione. Essendo la nostra pelle il segnale più visibile del nostro stato di salute, le sue condizioni incidono tantissimo su come ci sentiamo e su come ci vedono gli altri. La pelle è la più estesa superficie di contatto col mondo esterno, da cui riceve continuamente segnali. Basti pensare al fatto che è perennemente esposta a segnali naturali come il caldo, il freddo, i raggi ultravioletti, ma anche a segnali biologici come la presenza di microorganismi. La pelle contribuisce poi a produrre e a veicolare all'interno segnali come la vitamina D in risposta all'esposizione al sole. La pelle è il principale punto di contatto e di scambio di informazioni tra l'ambiente esterno e il resto del nostro organismo. Essa è riccamente innervata e vascolarizzata ed è costantemente in comunicazione con gli organi interni, cervello, sistema endocrino, sistema immunitario, intestino, ricevendo ed inviando segnali che sono coinvolti in numerose funzioni cutanee, come la vasodilatazione, l'infiammazione, la sudorazione, la seborrea e la pigmentazione. Ciascuna di queste funzioni ha un ruolo preciso nel mantenimento della funzionalità e dello stato di benessere della pelle, consentendole di svolgere il suo ruolo di difesa in maniera efficace. Quando l'equilibrio viene meno, è possibile che questi fenomeni si traducano in sensazioni di discomfort, pizzicore, rossore, secchezza, che sono il primo segnale della necessità di sostenere e di ripristinare la condizione ideale di salute della pelle. Per questo dobbiamo prendercene cura ogni giorno, a partire da una corretta routine di detersione, cura e protezione della pelle.